Blatto, l'1 Riccardo Zamora, il 3 Rizzi B, il 7 Sherman Cabba, il 10 Nuno Di Stra, sotto la doppia cifra anche Nick Dei Fiori, che comunque in seconda fila col 9 sembra di fronte a un compito abbastanza complesso. Ma no, in seconda fila lo vedo molto poco. Secondo me ci avrà problemi, tratto dietro Royal Viking, che non è che sia un fulmine dietro alla macchina, e penso che la sua corsa sia tutta in salita. Grazie Francesco, resta favorito Rizzi B, quota di 1,81, resta controfavorito Riccardo Zamora, quota di 3,55, poi si passa al 6,55 di Sherman Cab, ma tutto è pronto, si va in partenza. Settima corsa di Palermo, miglio per anziani di categoria E, favori al gioco per il numero 3 Rizzi B che però nel tentare il lancio veloce si disunisce e così è Riccardo Zamora ad andare al comando, Rizzi B al largo di tutti prova a riprendersi ma adesso sarà dura, parte bene Royal Viking ma non riesce a scendere alla corda e così lungo la corda è Sheila Boss che prova a filtrare in seconda posizione mentre più indietro con il numero 4 troviamo Reflex Griff, mentre all'esterno prova a farsi avanti per farsi spazio, ma trova qualche difficoltà il numero 9 di Nick Dei Fiori. Passaggio davanti alle tribune con Riccardo Zamora che allunga nei confronti di Nick Dei Fiori che ha scavalcato Sheila Boss, posizioni che era davvero difficile ipotizzare in sede di previsioni anticipate, 42 e 8 si viaggia sul piede dell'1,11,6 con in avanti Riccardo Zamora, in seconda posizione Nick Dei Fiori, non tiene il passo Sheila Boss che precede Royal Viking e i due cavalli del team Loverde rispettivamente guidati da Davide Di Stefano e Giuseppe Vitale hanno preso un margine davvero importante nei confronti degli avversari. Primo chilometro, ale, 1, 12 e 5. Davide Di Stefano preme il pedale dell'acceleratore a tutto gas, tiene ancora a botta il numero 9 di Nick Dei Fiori, si rifà sotto anche Sheila Boss con l'8 ed in queste quarto è sempre in corda Royal Viking, sposta Sheila Boss sul numero 9 di Nick Dei Fiori e ci avviciniamo alle battute conclusive. È sicuramente stanco Riccardo Zamora, ma stanchi lo sono un po' tutti. Ultimi 150 metri, sempre in avanguardia Riccardo Zamora che è davvero stanco, tutti sotto frusta, arrivo davvero complicatissimo e sul palo sfila di dentro al secondo posto Royal Viking. Per il terzo andremo a rivedere un arrivo soprattutto per le piazze molto combattuto, ha vinto Riccardo Zamora con Davide Di Stefano al doppio in giornata. I colori sono quelli, come di consueto, del signor Davide Morello, il training di Gaspare Loverde. Il terzo posto lo ha acciuffato Nuvolari di Stra dietro il sorprendente Royal Viking, che era uno degli outsider della corsa, quota di 3,43 per Riccardo Zamora. Il tempo dovrebbe essere attorno all'1,14,4. Decimo più, decimo meno in numeri, dunque 1 al primo posto, 2 al secondo e 10 al terzo. Ordine d'arrivo da confermare per la settima corsa di Palermo.